Sabato 6 ottobre 2018, a Res di Montichiari, COIS Italia, l'associazione nazionale di categoria degli autisti d'ambulanza e soccorritori, ha organizzato un convegno sul trasporto pediatrico e neonatale, cui hanno partecipato più di 130 persone, con relatori di altissimo profilo. Per il COIS Italia, l'autista soccorritore Giovanni Moresi, il quale ha illustrato il ruolo e le attuali competenze che l'autista soccorritore deve avere in questo particolare tipo di trasporti, siano essi primari o secondari, dando degli spunti di riflessione sulla formazione necessaria. Moresi ha proposto alla platea anche alcune interessanti soluzioni, esponendo poi la necessità di una patente di servizio per gli autisti. Ha inoltre illustrato l'ormai irrinunciabile e auspicata approvazione della figura professionale di autista soccorritore a livello nazionale. A seguire il direttore della pediatria di Rovigo, dottor Simone Rugolotto, che riveste anche la carica di presidente della Società Italiana di Pediatria per la Regione Veneto. Ha parlato del trasporto pediatrico e neonatale sia su gomma che su ala rotante, esponendo le sue personali esperienze e le relative problematiche dal punto di vista sanitario, negli oltre 250 trasporti effettuati da lui in 15 anni di attività nel settore. Il coordinatore di Ferno Academy, il dottor Lorenzo Marengo, ha approfondito, con notevoli spunti di riflessione, il tema della scelta del giusto presidio nel trasporto, puntando su una responsabilità consapevole da parte delle equipe tecnico-sanitarie a bordo delle ambulanze. Subito dopo ha preso la parola il presidente di STEM Technology, ingegner Ezio Menna, che ci ha introdotto nel mondo dello sviluppo tecnologico dei pianali di supporto ammortizzato per le barelle e degli innovativi sistemi di caricamento prodotti da STEM Technology. Il tutto finalizzato a trasportare nel migliore dei modi e senza complicanze neonati pretermine, politraumatizzati e tutti i pazienti in genere, senza tralasciare la salvaguardia degli operatori. Ha chiuso la compagine l'ispettore superiore della sezione di polizia stradale di La Spezia, dottor Gianluca Fazzolari, consigliere nazionale ASAPS, che da esperto del settore ci ha illuminato su un tema molto sentito e spesso recepito in maniera distorta dal personale delle ambulanze, ovvero l'accompagnamento di terzi a bordo dei mezzi di soccorso sanitario. Fazzolari è entrato direttamente nei contenuti delle norme italiane in materia, regalandoci così una più ampia comprensione delle nostre possibilità e responsabilità legali in questi particolari contesti. L'appuntamento gratuito è ormai considerato tra i convegni di maggior richiamo a REAS. Il copione dunque non è mai lo stesso e ad ogni edizione si rinnova con sempre nuovi e diversi spunti per i partecipanti. COIS Italia è già all'opera per sviluppare l'edizione del prossimo anno. Vi aspettiamo a REAS!